Ciao a tutti, noi siamo Francesco e Lucrezia dell'Istituto Santa Apollinare da Roma per la sezione teatro in rappresentanza della regione Emilia-Romagna da Corcagnano in provincia di Parma, la classe quinta B dell'Istituto Comprensivo Verdi presenta il progetto Sono Diverso. Alcuni ragazzi vengono continuamente evitati ed emarginati perché non si uniformano ai modelli proposti da mass media. Vestono da bambini, hanno qualche chilo di troppo oppure mostrano un atteggiamento particolarmente riservato e controllato. Dalle osservazioni dei ragazzi nasce così un progetto sul bullismo e di preferenza si sviluppa tra le mura scolastiche. Per qualche verso somiglia ad un copione con attori e ruoli ben definiti. Mi chiamo
Vengo da Napoli! Vengo dalla Sardegna! Vengo da qui, da questa terra! Siamo diversi! Perché fai la prima
ci sono solo prescrizioni, cara. Emma capì che quella frase non denotava né simpatia né rispetto. Avete visto oggi la nuova arrivata? Sì, è grassa e si veste anche male. Beh, quella camicia a scarpe. Neanche la mia bisnonna si metterebbe una cosa del genere. Poi le scarpe marroni e lo zaino nero. Beh, anche la sua amica è mal vestita. Oggi aveva i ginsetti e la sua felpa era macchiata. Appunto, stamattina, prima di uscire di casa, non poteva cambiarsela. Beh, ma non è vero quella felpa macchiata. Sto parlando di noi. Sicuramente. Dai, andiamo. Emma provava un inspiegabile malessere. Le facevano male i muscoli, tutti i muscoli. Ed è come se quel bel pomeriggio si fosse improvvisamente oscurato. Il sole non mandasse più calore e fosse diventato freddo. Io e le mie fedeli compagne siamo delle eroine. Ormai siamo diventate famose per le nostre forme bravate. Semplicemente ci divertiamo con le più sfigate della scuola. Non è sbagliato! È così che funzionano le cose. Siamo le più grandi e le più forti ed è giusto che sia così. Fare le dure ci rende popolari. Tutti ci ammirano stando ai nostri comandi. Perciò ci rispettano per quello che facciamo e noi continuiamo a fare tutto quello che vogliamo. Quando vogliamo, dove vogliamo, perché vogliamo. Uno, due, tre, quattro. Siamo le migliori? Ale! Se andiamo ragazzi, vieni in classe. Ciao! Ciao. Ipoplasia femorale congenita, così l'avevano chiamato i medici. Fin da quando era piccolissimo, Alvin non ha fatto altro che entrare ed uscire dagli ospedali per sottoporsi a interventi lunghi e dolorosi, ma nonostante tutto ha sempre continuato a zoppicare. Che bella coppia, lo sfigato è l'anticappato. Sfigato a chi? A te. E anticappato a chi? A lui. Basta, basta! Troppa violenza! Lasciamoli andare! Non stanno neanche difendersi! Oggi, quando lo rivedo a scuola, ho voglia di spingerlo nel fango! E io gli farei lo sgambetto, così care come un salame! Lo prendo in giro e gli altri ridono! Lo insultiamo e gli facciamo i dispetti! Gli rendiamo la vita d'inferno! Ma lui in particolare mi fa chiudere le mani appena lo vede. Vorrei dargli pugni e calci. D'altra parte, con un oggetto qualsiasi potrei colpire o il tuo orecchio o la tua nuca. Noi ridiamo e lui trema. Sono sicuro che se facessi tutto quello che mi dice non mi lascerebbe stare.
stomaco. Il cuore va mille, perché ho paura di incontrarlo, o anche solo di vederlo da lontano. In giro non è mai da solo, è sempre insieme ad altri tre o quattro. Sono tanti e forti, insieme sono come un muro. Come potrei difendermi? In gruppo sono anche più malvagi. Quanto durerà tutto questo? Magari tra qualche tempo non sarà altro che un brutto ricordo. Thank you.
alla DSGA Rosa Campisi per il coordinamento complessivo.